al Grand Central Market Downtown Los Angeles. C'è molto casino perché c'è la musica dal vivo. Vedete questo cartello, c'è scritto no alcol behind this point, vuol dire che non è permesso bere alcol da questo punto in avanti. Quindi se stai bevendo alcol, anche una birra, da qua in poi non puoi bere. Quindi vieni qui qua che si sente comodo. Quindi cosa vuol dire quel messaggio? Vuol dire che da quel punto in poi non si può bere assolutamente, quindi è una legge che impone il non dover bere in nessun modo, quindi non c'è santo che tenga. Da quel momento, da quel punto in poi, se ti becca la polizia, se ti becca qualcuno, non puoi fare non quello, non puoi bere. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che in un paese come gli Stati Uniti d'America le leggi sono importanti e vengono rispettate, ed è proprio grazie al rispetto delle leggi che questo paese probabilmente va avanti, anche se non è il miglior paese del mondo. Ma il semplice fatto di dover rispettare delle leggi obbliga le persone anche a un rispetto civile nei confronti del prossimo. Non è soltanto un aspetto legale, cioè non è soltanto perché non puoi fare una cosa, non la fai perché poi ti arrestano, vai in carcere o ti danno delle multe salatissime, proprio perché non devi fare delle cose anche a livello sociale, perché bere per strada non va bene a livello educativo per dei bambini che vedono che bevi per strada, o anche quando ti confronti con altre persone non è bello vedere persone che bevono, si alcolizzano per strada e buttano magari vetri e bottiglie per terra. E questo è un aspetto su cui gli italiani secondo me hanno tanto da imparare, perché in Italia credo che in questo momento manchi tantissimo rispetto per gli altri, che è alla base di tutto ed è probabilmente alla base anche della situazione economica e politica che c'è in questo paese, in Italia intendo. E quindi se noi iniziassimo più a rispettare gli altri, a rispettare le leggi, a vedere anche non soltanto le leggi come un obbligo solo perché dobbiamo rispettarle, ma proprio come un obbligo civile nel rispettare gli altri, le cose cambierebbero molto probabilmente. Anche il semplice fatto di saltare una fila, di passare davanti altre persone in fila, non deve essere visto come una cosa furba, ah, sono intelligente, più bravo perché sono passato davanti a un'altra persona, ma deve essere come quella persona è arrivata prima di me, quindi ha diritto di passare davanti a me, non cercare di fregare il prossimo con sotterfugi o arrivare prima a un punto rispetto a un altro, o cercare di aggirare le leggi, cosa che viene spesso fatta in Italia. È vero che magari ci troviamo in situazioni in cui non viene facilitato il rispetto delle leggi o le interazioni, o siamo scoraggiati anche magari oggi a dover rispettare il prossimo o a dover rispettare le leggi, ma questa è secondo me una delle cose più importanti che devono essere migliorate secondo me nel nostro paese, ed è anche una cosa che pochi anni fa veniva promossa anche di più. Quando andavamo a scuola io mi ricordo che alle elementari c'era educazione civica, oggi non mi sembra ci sia più educazione civica, e grazie all'educazione civica anche avevamo più rispetto per gli altri, per il nostro prossimo, per i vicini, per amici, parenti o altro. E quindi credo che tutt'oggi queste siano delle cose più importanti, ripeto, da implementare. Quindi qual è il messaggio che voglio trasmettere? È che non importa che sia anche una cosa piccola, ma ogni gesto aiuta anche a migliorarsi e a cercare di migliorare anche in generale come percepiamo le cose e come comportiamo nei confronti degli altri. Un semplice commento su un video di YouTube o un semplice feedback o modo di vedere le cose aiuta anche a cambiare come persone. Piccolo, un gesto piccolo, un gesto grande, dobbiamo imparare a migliorare noi stessi aiutando anche gli altri e a comportarci in maniera più civile per migliorare non solo noi stessi ma anche il paese in cui viviamo e il nostro paese. Ci vediamo al prossimo video, iscriviti e lascia un bel like.